Mi chiamo Giona, sono di Cattolica, in provincia di Rimini. Che cosa mi lega a Padre Pio e al santuario della Madonna dei Sette Dolori? Il filo conduttore, diciamo, è Padre Guglielmo. E non posso dire di aver ricevuto un miracolo eclatante da Padre Pio. Forse la mia vita, alla luce di quello che è successo dal mio punto di vista spirituale, è un miracolo. Ho conosciuto Padre Pio e Padre Guglielmo, il santuario, diciamo, poco più che adolescente, prima dei 20 anni. E in periodo di sofferenza, avevo abbandonato la scuola superiore, stavo veramente male. Adesso sono uno psicologo, posso dire da psicologo che ero ai limiti di un problema psichiatrico grosso, però io non lo sapevo quella volta. E niente, tornando alla fede tramite una suora di qua che aveva anche lei dei doni speciali, sono tornato in chiesa, ho conosciuto il gruppo dei ragazzi qui della mia parrocchia, condotto da Laines Cilla, che era una signora che portava giù le persone a San Giovanni Rotondo. Avevamo le suore di Pescara, diciamo che ci sono a Francavilla, erano della nostra zona. Ho cominciato a venire giù con loro. Ho conosciuto Padre Guglielmo, la Madonna dei Sette Dolori, la messa quotidiana la mattina e da lì ho conosciuto la profonda spiritualità di Padre Pio. Ecco, questo è l'inizio, ma è il filo conduttore, lì sono successe tante cose e quello che mi ha portato, diciamo, la vita spirituale, ecco, profonda. Da lì ho cominciato a fare un cammino spirituale, ripeto, soprattutto con la messa quotidiana. Poi sono cambiate tante cose, la vita passa, cambia, però ciò che mi tiene legato, probabilmente era un disegno del Signore, ecco, io ho provato a dire il mio piccolo sì, perché poi ci sono tante cadute, tante cose, però è quello, diciamo, che mi lega profondamente. Ripeto, la cosa del Padre che sento di più è appunto l'Eucarestia, cioè il messaggio, questo messaggio è la partenza mattutina con l'Eucarestia, come viveva Padre Pio la Messa, come io ho imparato da Padre Guglielmo, ecco. Credo che questo sia stato il filo conduttore in mezzo a tutte le traversie della vita. E adesso, negli ultimi anni, diciamo, gli ultimi 20 anni, comincio a capire profondamente che cosa significa questo messaggio, comincio a capire profondamente le cose della vita, ecco. Quindi è una semplice testimonianza la mia, non un qualcosa di eclatante, però nel mio cuore sono successe delle cose veramente profonde. Ecco, posso dire che oggi, senza il Signore, quindi senza la guida che è Padre Pio, eccetera, forse la vita non avrebbe senso. Ecco, quindi cerco di viverla in questa maniera con tutti i limiti che io posso avere. Questa è la mia piccola testimonianza che posso dare.